Benvenuti a tutti. Siete in attesa del collegamento con la sala conferenze Amnitel. La diretta avrà inizio alle ore 19. Vi auguriamo un'attesa piacevole e rilassante. Stavo dicendo che alcuni software, non li mostro, andiamo a questo punto su cose che conosciamo tutto, alcuni software non offrono reali punti di forza utilizzati alla lavagna, mi riferisco generalmente ai software esercitativi. Per quale motivo? Se io chiamo un bambino, un ragazzo, perché indipendente dall'età questo, alla lavagna, e chiedo a lui di eseguire una delle attività, generalmente il bambino si adatta perfettamente, inizia alla segnalazione dell'errore se sbaglia, si corregge, prosegue. Dov'è il problema nell'utilizzo? Mentre lui fa questo, che cosa fanno gli altri? Chiacchierano, si distraggono, fanno altro. Perché? Perché molto del software ora in circolazione è nato per l'interazione uno a uno, uno a due, uno a coppia. Non è nato per l'interazione con tutta la classe. Alla lavagna non c'è bisogno tanto di interattività, o perlomeno non sempre di interattività, ma soprattutto di interazione, di coinvolgimento dell'intera classe. Per questo servono generalmente non i software che esercitano competenze già presenti, ma software che sviluppano le competenze. Quindi andiamo a cercare generalmente tutti quei software che i bambini, i ragazzi non saprebbero utilizzare da soli, non dal punto di vista tecnico, perché la maggior parte dei software ormai sono talmente semplici e intuitivi nell'utilizzo che i bambini e i ragazzi possano prenderli in mano e lavorare tranquillamente da soli, ma non saprebbero utilizzarli dal punto di vista cognitivo, per cui c'è bisogno proprio del lavoro comune perché i ragazzi diventino, i bambini diventino autori del loro apprendimento, utilizzando tutti gli strumenti nei quali ci si impegna cognitivamente per costruire qualcosa. Allora, se dividiamo il software tra quelli che esercitano cose che già conosciamo, quelli che ci fanno fare i fruitori dell'apprendimento e quelli che invece ci rendono costruttori del nostro apprendimento, quelli che si usano la lavagna sono generalmente quelli che ci rendono autori. Un obiettivo importantissimo è imparare ad apprendere attraverso questi strumenti, anche perché si parla tanto di nativi digitali, giustamente. Nativo digitale vuol dire che dà per scontato che esistano ormai moltissimi canali d'apprendimento e dà per scontato moltissimi canali, scusate, di comunicazione. Si vede, si tocca, si sente, esistono i video, esistono le immagini, esistono i suoni, ma questo non vuol dire che si sappia apprendere tramite questi canali. Anzi, paradossalmente potrebbe essere il contrario. I nostri bambini sono soggetti ad avere tanti stimoli da canali diversi che potrebbero avere semplicemente stimoli, prenderli, ma non apprendere attraverso di essi. Compito della scuola, e un strumento importantissimo alla lavagna, è imparare ad apprendere attraverso tutti questi stimoli diversi. Questi stimoli che possono essere anche le nostre risorse di base. Allora io le ho catalogate in questo modo, ovviamente una copertina, queste entrano tutte all'interno della nostra didattica intersecandosi. Allora, immagini, testi, video, oggetti tridimensionali e poi ho inserito nelle risorse di base, intendendo quello che facilita l'utilizzo, il lavoro dell'insegnante, anche l'utilizzo di font, che non sono uno dei canali di apprendimento come gli altri dei bambini e dei ragazzi, ma che possono per facilitare la nostra lezione. Allora, chiedo solo conferma per non continuare a parlare, che sono ancora connessa e che mi sentite. Valerio, mi puoi confermare? Valerio, mi puoi confermare? Ottimo, sì, leggo qualcosa, ho aperto un attimo, quindi continuo. Ogni tanto farò questo per non andare avanti per ore a parlare senza nessuno. Allora, che cosa c'entra l'immagine con la didattica? Allora, il canale immagine ovviamente mi permette di comunicare con il massimo dei miei studenti.
clienti, allora apro, vediamo se ho, sì, anche su questo un software per lavagna. Allora, però anche comunicando tramite immagini è importantissimo entrare nell'ottica di un utilizzo diverso dell'immagine da quello che è venuto prima con di PowerPoint o, con altre, o con gli strumenti che c'erano comunque prima dell'avvento delle lavagne. Allora, preparare una lezione per sole immagini adesso è profondamente diverso, va a essere un prepararlo con una presentazione PowerPoint. Allora io inizio come primo esempio con un esempio di ricerca in Google, poi vedremo anche qualcosa di diverso. Quindi cerco su immagini in Google, ipotizzo un qualsiasi argomento e inserisco la mia chiave di ricerca. Ovviamente stiamo simulando, ho inserito Egizi. A questo punto cerco delle immagini, le inserisco nel mio software da lavagna. Scusate, ho avuto un problema tecnico dovuto probabilmente all'utilizzo. Ecco, io non so a quale punto voi siate condivisione dello schermo, però ho fatto semplicemente un copia e incolla di un'immagine, l'ho inserita all'interno di un software da lavagna, quindi possiamo immaginare cosa è successo. Cosa volevo dire? Se stessimo lavorando all'interno di un PowerPoint, io inserisco 2, 3, 4 immagini e poi devo cominciare ad inserire quello che è la logica di queste immagini, le diapositive, un poco di scusate, non le diapositive, didascalie, un poco di testo, uno schema, eccetera. Con la lavagna invece noi lavoriamo sulle risorse, quindi inserisco semplicemente 2, 3, 4 immagini. E non inserisco tutto il resto sarà quello che mi deve uscire in classe. Poi io presento l'immagine che mi permette di lavorare anche con quei bambini, con quei ragazzi che non hanno la rappresentazione mentale di quello che è l'argomento. E poi con loro vado a scoprire, ad analizzare queste immagini, ad iniziare ad inserire non solo le risposte, ma soprattutto le domande. In questo modo sto lavorando solo sul contenuto, ma sto lavorando soprattutto su quello che è la capacità di apprendere tramite un'immagine. Che cosa devo guardare nell'immagine stessa? Allora, quali domande devo strutturare di fronte ad un'immagine? Allora, primo spunto è ovviamente, vediamo se ritrovo la mia mappa. Primo strumento è ovviamente il motore di ricerca. Però sono necessarie anche alcune strategie didattiche. Ogni punto di forza che ci viene dato da qualsiasi funzionalità didattica ci richiede anche di inserire nella nostra didattica alcune strategie, perché questi punti di forza non sono solo potenziali. Io sono partita oggi, ad esempio, mostrando una semplicissima di quello che potrebbero essere i contenuti del nostro incontro da sera. Allora, questa potrebbe essere una strategia comune a tutte le attività che noi facciamo in classe. Allora, dichiarare con una semplice mappa quello che sarà il contenuto della nostra lezione. Cosa ci sta a fare la lavagna in una cosa di questo genere? Se noi l'avessimo fatta sulla lavagna di Ardesia, ovviamente questa è una mappa a perdere, mentre le mappe per la loro stessa natura dovrebbero essere mappe dinamiche. Io la costruisco all'inizio disorganizzata e poi vado ad ampliarla, organizzarla, riorganizzarla con legami diversi. Dichiarare all'inizio della lezione quale sarà il contenuto della nostra lezione con una mappa è uno degli atteggiamenti inclusivi e che facilita l'apprendimento di quello e l'organizzazione di quello che noi andremo ad esplorare. In classe noi potremmo poi avere bambini o ragazzi con difficoltà particolari. In questo momento mi riferisco ad esempio potremmo avere un ragazzino con DSA o con altre particolarità che dovrà imparare ad apprendere non solo dallo scritto, anche da altri canali.
Questo però è un punto di forza anche per altri. Mostrare la mappa all'inizio, leggerla con loro, fornisce una chiave interpretativa di tutto quello che sarà poi contenuto nella nostra lezione. Quindi noi diciamo ai ragazzi, diciamo ai bambini cosa dovranno trattenere. L'attenzione non è stare attenti a tutto quello che accade intorno a noi, ma è esattamente il contrario, sfrondare quello che non ci interessa al momento e selezionare solo ciò che è importante. Se noi diamo questa chiave interpretativa per i bambini, per i ragazzi, sarà sicuramente più facile. Altra strategia, al termine della nostra lezione, abituiamoci a terminare quei 5-10 minuti prima, il tempo che recuperiamo per rileggere tutto quello che è il contenuto della nostra lezione. In questo modo riorganizziamo in relazione anche alla mappa iniziale tutto quello che è stato fatto. Abbiamo analizzato queste parti, le stiamo sistematizzando in questo modo. Allora, continuiamo con quello che sono, scusate, le risorse di base. Un'altra cosa che è necessario nella nostra casella degli attrezzi, allora non solo la ricerca in internet, ma una sitografia per quanto riguarda le immagini funzionali. Allora, cosa intendo come immagini funzionali? In questo momento mi riferisco soprattutto alla scuola primaria. Allora, se io cerco in internet Egizi piuttosto che umano, piuttosto che guerra mondiale, piuttosto che la ricerca di immagini è generalmente molto facile. Più complesso è cercare immagini di questo tipo, come quello che ho aperte, non so se voi in questo momento le vedete già. Allora, scusate, avevo lasciato aperto, ecco la posta, la chiudiamo. Ho aperto un sito nel quale trovo moltissime immagini che riguardano le sequenze temporali. Allora, per un attimo controllo se voi. Allora, mi confermate? Ho visualizzato la chat che mi sentite e vedete le immagini. Vedo degli ok, per cui continuo. Perfetto. Ho aperto un sito nel quale sono raccolte immagini funzionali a quelle che possono essere strutture da apprendimento. In questo momento lavoro sulle sequenze temporali, è esemplificativa solo perché la conosco meglio di altri, ma nello stesso modo avrei potuto aprire il domino dei contrari, il domino di. Allora, tutte queste attività sono state nella scuola generalmente attività esercitative oppure attività valutative, per quale prettamente attività funzionali, attività individuali, non si riusciva a lavorare per immagini tutta la classe assieme, per cui anche la ricostruzione delle sequenze temporali veniva data ai bambini e veniva chiesta di fare. Questo portava anche a un rispetto alle sequenze temporali, ma errori invece che dipendevano dalla mancata lettura di un'immagine. La possibilità di leggere assieme, di lavorare sulla narrazione, di diventare comuni, quelle che generalmente erano attività individuali, permette invece di costruire questa competenza. E questo materiale, che generalmente è così completo trovare nei siti italiani, è organizzato e disponibile in moltissimi siti spagnoli. Abbiamo parlato di immagini, allora altro grosso canale comunicativo, i video. Allora, i video si utilizzano nella didattica ormai da moltissimi anni, generalmente però si sono utilizzati documentari e filmati di forza che sicuramente hanno un grossissimo punto di debolezza. Qual è il punto di debolezza? Il fatto del tempo che ci richiedono. Allora, visualizzare un documentario, prendiamo questo invece dal filmato che è breve, richiede al minimo 20-25 minuti, se non è da tanta, 60 minuti. Ma dopo che è stato visualizzato il documentario, abbiamo bisogno anche di
soprattutto del tempo di analisi di questo documentario, altrimenti dopo che l'ho visto io ho sicuramente quei 2 o 3 bambini che hanno colto un mare di informazioni, le avrebbero colte probabilmente anche a casa loro, perché sono quelli che li guardano comunque, imparano nonostante gli insegnanti. Qualcuno che ha colto 3 o 4 informazioni, qualcuno che ne ha colte moltissime, tutte sbagliate, questo è quello che succede generalmente all'interno di tutte le classi. Con la lavagna hanno molto significato invece i clip video, che si differenzia in realtà solo per il tempo, per l'essere significativi, ma il tempo è importantissimo, perché se mi dico poco tempo e mi danno un reale valore aggiunto, a questo punto io posso utilizzarli sovente nella didattica, quindi far passare bene non solo il contenuto, ma anche la capacità di apprendere attraverso i clip video, che è sicuramente più importante del video stesso. Per far questo però ho bisogno di una cassetta degli attrezzi importante. Nella cassetta degli attrezzi ho messo, lo mostro prima nella mappa, l'ho chiuso, 3 strumenti, VLC, Download Helper e VibaFu. Vediamo il motivo per il quale è necessario averli entrambi. Averli, scusate, tutti e 3. Purtroppo io non sono sul PC col quale realizzo i corsi, perché era quello che mi ha dato problemi prima, no? Allora, la prima cosa, terzo, VibaFu. Allora, quindi prima parliamo di VLC, poi parliamo di Download Helper e poi parliamo di VibaFu. Che spero di avere, sì, ce l'ho su questo, anche su questo. Apro un video, allora, spero che lo vediate, ma non è l'argomento. Beh, tolgo ovviamente l'audio perché non ci interessa. Allora, non è il video che generalmente utilizzo per le formazioni. Allora, generalmente mostro, per sapere, tanto siamo tutti insegnanti, quindi si può fare e ci capiamo immediatamente. Allora, generalmente mostro un clip di 41-42 secondi, quindi brevissimo, sull'acqua che avevamo scaricato con un tempo fa, perché era quello che sembrava il più semplice di tutti, effettivamente delle immagini addirittura bambinesche. Ho però anche fatto il lessico, rileggendolo e cercando le parole che potrebbero essere un problema per i nostri bambini, beh, ce ne sono realmente una caterva. Alcuni bambini capirebbero forse i connettivi tra una parola e l'altra. Quindi è necessario non solo vedere il clip, ma analizzarlo. Uno dei metodi che si presta a tutti i clip video è quello ovviamente di catturare le immagini e poi inserire nel software dell'immagine. La prima volta lo vedo ovviamente con i bambini, poi catturo delle immagini, inserisco queste immagini nel software da lavagna e questo mi diventa un materiale di lavoro d'analisi. Posso inserire il lessico specifico piuttosto che cosa succede, se è un cartone animato posso lavorare sulle espressioni, sui personaggi, sulla sequenza. Quindi ricreare un lavoro nuovo per i bambini o per i ragazzi. Questa è una struttura che non ha età, funziona benissimo in una scuola dell'infanzia come funziona benissimo in una scuola superiore. Ho però ne la necessità di, prima cosa, installare VLC. Per quale motivo installare VLC? Beh, il primo motivo è il fatto che se ho scaricato un video, arrivo, ho sbagliato formato, in quel momento mi morderei il video, la scuola, chi me l'ha fatto scaricare, tra VLC mi legge tutti i formati che riesco a scaricare da internet. Ma anche per un'altra cosa, allora apro video con Windows Media Player, che è il programma predefinito. Allora, di dirmi quando vedete Media Player, visto, mandatemi un ok o qualcosa, io intanto qual è il problema? Perfetto. Allora, io prima l'ho aperto con VLC e ho ipotizzato di vedere una prima volta il filmato, lo potrei fare in questo caso un MP4 tranquillamente anche con Media Player, però poi di catturare le immagini. Se lo sto facendo con Media Player, io posso spostarmi, lo sto facendo ora con la barra, ma non mi viene aggiornato nulla.
Per cui io ogni volta dovrei ripartire e rimettere in blocco. Tempo che io faccio questa attività tecnica, ho già perso l'attenzione di tutti i ragazzi. Mentre con VLC, allora io ora lo rifaccio partire, lo metto, io posso, dopo che l'ho visto la prima volta, spostarmi con la barra, ricercare le immagini e catturare l'immagine al punto giusto. Quindi, primo motivo, installare VLC, il fatto di leggere tutti i formati. Secondo motivo per installare VLC, il fatto di poter avere l'anteprima delle immagini semplicemente sfogliando. Terzo motivo, allora io ipotizzo generalmente con la lavagna di catturare le immagini con la macchina fotografica del software della lavagna. Però dove ci sono computer con scheda video condivisa nelle scuole o comunque computer non performantissimi, questa attività non è possibile. Mentre la macchina fotografica funziona benissimo in tutte le altre situazioni, quando si cerca di fotografare all'interno di un filmato, la fotografia esce nera. A questo punto non mi dà sembra che ci sia al momento, ma nel momento di chiusura del video le fotografie spariscono. Si tratta di un errato refresh dello schermo. A questo punto, dall'interno di VLC, io invece posso catturare le immagini. Allora, video, schermata, ho catturato questa schermata. Allora, mi sposto, video, schermata, ho catturato questa schermata. Mi permette di lavorare all'interno dello stesso software con molta facilità. Le immagini poi saranno all'interno della cartella immagini, se non ne imposto altre. Qui non le vediamo perché su questo ho impostato un'altra cartella quando ci ho lavorato, non è quello, come dicevo, di lavoro dove le ho messe. Per cui però funziona. Mettiamo così, si fa come vi dicevo, avevo preparato il lavoro in un'altra. Quindi, primo motivo è il fatto di poter allora visualizzare tutti i filmati. Secondo, avere l'anteprima. Terzo, poter catturare le immagini con facilità. Io l'ho letta, non sempre possibilità di farlo con con la macchina fotografica della lavagna, ma c'è anche un altro motivo, cioè la struttura di questa attività è talmente semplice che potrebbe attività che poi fanno i ragazzi, che fanno i bambini a casa, lavorare con la lavagna. Nell'ottica di utilizzare materiale multimediale, quindi non è pensabile di continuare a chiedere ai bambini e ai ragazzi di portare i compiti sul quaderno fatti semplicemente in maniera testuale. Allora potremmo ipotizzare di vedere 2, 3, 5, 10 clip alla lavagna, ma poi potrebbe diventare anche il lavoro a casa. Allora un clip, catturami 10 immagini. Metti la didascalia vicino ad ogni immagine, questo lo possiamo fare da mente anche in un elaboratore di testi. Il fatto di utilizzare VLC facilita anche ai bambini e ai ragazzi nella realizzazione di questa attività. Potrebbero poi inserire nell'elaboratore di testi le immagini, scrivere. Stiamo parlando di una comunicazione multimodale, quindi di facilitazione per moltissimi di loro. Per lavorare il tutto. Mi mandate semplicemente un OK per dirmi che mi state ancora sentendo e vedendo e io continuo. Perfetto, OK, c'è, vado. Sembra che funzioni benissimo. Allora, seconda cosa, un qualcosa per scaricare con facilità i video. Io ne mostro uno, ma ovviamente non è l'unico. In questo caso, e poi passiamo a Vibafu, che forse è quello meno conosciuto. Allora, io utilizzo, eccolo là, su questo non ce l'ho perché non è quello del lavoro, quindi devo proprio download helper. È un add-on per Firefox che permette di scaricare all'interno della pagina stessa il video che sto guardando. All'interno della mappa che ho mostrato prima avete ovviamente tutte la sinografia che sto utilizzando ora. Allora, mi aggiunge a Firefox l'estensione, mi chiuderà
E riavvierà Firefox, però non dovrebbero esserci problemi perché ho aperto all'interno di Internet Explorer il meeting per cui interferire. Ha riavviato il tutto e dovrei avere tre palline grigie che non vedo. Invece, eccole qui. Allora, nell'altra versione, allora, quando all'interno di una pagina è presente un video, allora presenti queste tre palline colorate ed è sufficiente nell'altro, non so per quale motivo le ho vicino alla barra degli indirizzi per cui le cercavo quel posto, è sufficiente cliccare su queste palline per scaricare il video. Quindi rapido e funzionale, non è sicuramente l'unico metodo, ce ne sono moltissimi. Però talvolta anche questo. No, a me non rimane il logo del programma con lo scaricamento, ne ho scaricate parecchie e con questo non rimane il logo dello scaricamento. Allora, altro programma invece che utilizzo e risponde però ad altre esigenze, allora è questo, VibaFoo, io lo apro sotto Windows, ma è presente, utilizzabile su tutti i sistemi operativi. A che cosa, quale esigenza risponde VibaFoo? Allora, talvolta non è sufficiente scaricare un unico video. Faccio l'esempio dei canali video. Per esempio, vediamo se lo. Quindi andiamo solo, è proprio tutto sull'altro computer. Allora, ci sono alcuni canali video particolarmente interessanti. In questo momento pensavo canale video della Le Facciamo Scienze. Allora, che cos'ha di particolarmente interessante? Allora, presenta una serie di molto bella di esperimenti scientifici che sono tutti organizzati secondo lo stesso schema. Allora, prima c'è la dichiarazione di cosa serve l'esperimento. L'esperimento stesso, lezione sull'esperimento e poi c'è la generalizzazione. Vedere uno di questi video chiarisce sicuramente moltissimo il contenuto. Vederne 3, 4, 5, 6 non solo chiarisce il contenuto, ma abitua anche ad apprendere tramite video del genere. I video sono 25. Allora, se io dopo che ho visto 2, 3, 4 di questi video alla lavagna, posso continuare dando invece attività diverse anche ai ragazzi. Potrei per esempio dire ad ogni coppia di loro, visualizzate uno di questi video, catturatemi le schermate, costruitemi la mappa, eccetera, eccetera, eccetera. Eccolo qui. No, quella della Gianichelli non mi esce subito il canale, per cui comunque quello, esattamente, sì, è all'interno di questo e si chiama Facciamo Scienze. Allora, VibaFoo mi permette di fare una ricerca per argomenti di questo. Questa è l'interfaccia di VibaFoo. Mandatemi l'oc quando l'avete. Ho visto che prima era molto rapido. Perfetto. Allora, ho due modalità di ricerca. Allora, in questo spazio posso, se conosco il canale, posso inserire semplicemente il nome del canale. Oppure vado a ricerca. Qui scrivo che cosa sto cercando, in questo caso per esempio facciamo scienze, do l'ok e vedete che sono usciti tutti quelli che riguardano. A questo punto io posso selezionare quelli che mi interessano. Allora, qui sotto vado a impostare la cartella dove devono essere salvati, background, scarico il download di tutti. Quindi non uno strumento didattico, ma uno strumento per l'insegnante per fare didattica, anche perché quando si riesce a farla funzionalmente e risparmiare tempo, sicuramente riuscirla con più costanza. Un'altra attività che è stata fatta sempre con questo software è questo. Allora lo mostro, chiedo se sono abbastanza disorganizzata, ma come ho detto, generalmente utilizzo un altro computer. Quindi dici, allora, desktop, Ivana. Ecco, questa è un'attività, sto aprendo un elaboratore di testi, intanto parlo così poi vedete. Un'attività
Nata in una è presente una bambina con grossissime difficoltà cognitive, classe terza elementare, i bambini stanno lavorando su leggende e su miti. Allora, la bimba non è in grado di leggere le parole, allora sono state create, ditemi quando la vedete. Allora, l'indirizzo è lo stesso. Nella mappa ho messo l'indirizzo per il download di Bafoo, è lo stesso indirizzo, si sceglie se versione Mac o Linux. Chiedo scusa se non rispondo a tutte le domande talvolta, ma facendo alcune cose le posso vedere, altre no, per cui quando vedo rispondo, dove perdo un colpo tiratemi le orecchie. Allora, penso che adesso vediate le parole, ne vediamo una esemplificativa, in realtà ce ne sono moltissime. Allora, c'era bisogno di fare una lettura che includesse anche una bimba che non è in grado di leggere se non qualche parola. Allora, sono state create moltissime fiabe con queste due colonne che vengono lette alla lavagna assieme e diventano poi anche materiale individuale. Sulla destra c'è il testo, sulla sinistra ci sono le immagini delle fiabe. Ovviamente trovare così tante immagini per una fiaba sarebbe stabile. Cercare però i cartoni animati delle fiabe è ormai semplicissima, per cui smontando un cartone animato si trovano tutte le immagini che servono per deframmentare al massimo quella che è una fiaba. In questo caso è stato utilizzato sempre Bibafu, non mettendo come chiave di ricerca facciamo scienze, ma mettendo prima fiabe, e quando ne sono uscite le prime ci si è ricordato di vecchie serie, le fiabe della buonanotte, le fiabe eccetera, e vedete che sono state createissime fiabe di questo tipo molto sviluppate. Allora, torno alla mappa di prima, così ci ridiamo. Ecco, era stato chiuso, per cui riprendiamo. Allora, eravamo alle risorse di base. Abbiamo parlato di immagini, abbiamo parlato di video. Allora, parliamo di oggetti tridimensionali, sperando anche in questo caso di avere il software. Mi mancano però SketchUp. Allora, sull'altro computer avevo i documenti che volevo vedere, in questo invece parlo solo in teoria. Scusate, lo passo immediatamente, lo devo recuperare perché l'ho sull'altro computer. Allora, clicca, eccola là, coppia, dovrebbe essere arrivata. Torniamo agli oggetti tridimensionali. Allora, Google SketchUp, ecco, io non seguo, anche se leggo, eccetera, non seguo moltissimo gli incontri Anitel, per cui se dovessi dire alcune cose delle quali avete parlato chissà quante volte, datemi subito un taglio, nel senso che è inutile far perdere tempo alle persone. Allora, Google SketchUp ci permette, non sempre Juvent, spesso Scotchant, per cui è tutto da verificare che Juvent. Allora, Google SketchUp è uno dei software che ci permette di entrare nell'ottica degli oggetti tridimensionali con una discreta facilità. Allora, permette di disegnare, permette di far parecchio, quindi si fanno laboratori meravigliosi, però questo richiede un tempo di apprendimento e una vita diversa. Però permette anche di fare questo tipo di attività di osservazione. Allora, in questo momento io ipotizzo di voler lavorare sull'osservazione del Colosseo. Allora, qui in alto utilizzo, si è aperto prima del tempo, allora questa icona con la scatola con la freccia gialla verso il basso che mi connette ad un motore di ricerca personalizzato di oggetti 3D. Quindi ricerco il Colosseo, seleziono e scarico direttamente il modello all'interno del mio.
eccetera. Allora, io ora lo sto facendo. Ecco, da questo momento io posso manipolare l'oggetto, osservarlo, eccetera. Per cui anche in questo caso non vado sulla rappresentazione mentale, ma vado sulla comunicazione, sull'osservazione, sull'imparare a conoscere da qualcosa, per esempio di voler confrontare il Colosseo con l'Arena di Verona è sicuramente diverso rispetto al solo al mostrare delle immagini che mi richiedono di avere già la rappresentazione mentale di quel che è, il fatto invece di guardarlo nella sua interezza. Ricordo che abbiamo sempre la lavagna, anche per cui posso piegarla e riutilizzarla poi per lavorarci sopra. Con una classe abbiamo fatto un lavoro su dei monumenti, mostrando prima i monumenti nella loro interezza tridimensionale e mostrando poi le fotografie e chiedendo da dove erano state prese, a quale particolare si applicavano. Per cui un'attività di osservazione, di analisi, che poi diventa anche un'attività di lessico e altre cose. Classe seconda elementare, Giovanna, una collega, anche questo non ve lo mostro perché l'ho sull'altro computer, ha usato lo stesso programma, la sua esigenza era diversa, però seconda elementare, lavorare sui monumenti. Lei voleva fare i bambini a disegnare la pianta della classe, la pianta della loro cameretta, quindi la vista dall'alto, difficilissima la vista dall'alto perché non è mai sperimentabile. Cosa ha fatto? Ha scaricato non monumenti, ma alcuni oggetti d'uso comune, l'automobile, oggetti, non solo oggetti, che tutti i bambini hanno e li ha messi in posizione particolare, posizioni inusuali. I bambini dovevano ruotarlo, il gioco dell'indovino, per scoprire che cos'erano. A parte il gioco che è piaciuto moltissimo, ne sono uscite delle riflessioni bellissime, perché per esempio chiesa vista dall'alto, ho detto che si capiva subito che era una chiesa, ma dall'alto non si poteva capire quanto era alto il campanile. Osservazioni di questo genere. Quindi vedete, questi sono i software che, dati al bambino, dato al ragazzo, non saprebbe che cosa farne da solo. C'è bisogno del progetto e della coordinazione dell'insegnante, però è un punto di forza altissimo perché ci dà appunto questa possibilità di manipolazione che altrimenti non avremmo. Allora, chiudiamo gli oggetti. Ecco, segnalo. Non è una risorsa di base, lo aggiungo per allora, no, nuovo nodo, dovevo farlo come figlio. Allora, per chi non lo conoscesse, Muvizu. Allora, si trovano dei video su YouTube anche in italiano di tutorial. Che cos'è Muvizu? Ci permette di realizzare città dei cartoni animati tridimensionali. Quindi questa non è una risorsa di base, va nel progetto, però è sicuramente qualcosa di molto accattivante su un progetto più a lunga durata. Muvizu. L'ho messo nella chat, in oggetti tridimensionali, così poi aggiungo anche il link che ho trovato con i tutorial in italiano e oltre al link del software, ma quello si trova con una facilità estrema, nel senso che non è una risorsa mia. Allora, chiudo gli oggetti tridimensionali, chiudo il video, chiudo le immagini. Allora, i testi non mi ci fermo perché altrimenti non andiamo a letto. Domando solo se conoscete PDF Exchange, perché quello bisogna parlarne assolutamente riguardo alla lavagna, mentre gli altri due li posso togliere. Conoscete tutti i PDF Exchange? Chi non lo conosce? Perfetto, quindi chiudiamo. Ehi no, mi fermo su PDF Exchange perché è una struttura indispensabile. Allora, i PDF diventano sempre più comuni nella didattica. Per quale motivo? Perché ormai i libri girano in PDF. Se abbiamo in classe un ragazzino con DSA, probabilmente lui ha in PDF. Per cui, perché non farli diventare strumento comune? Diventa importantissimo portarli alla lavagna. Però, se apriamo un PDF con
Adobe Reader è morto. Nel senso che non c'è la possibilità di fare nulla. In quel momento non ci serve assolutamente a nulla lo strumento della lavagna. La lavagna sì, ma gli strumenti della lavagna no. Perché? Perché creano un foglio trasparente sul PDF. Quindi non mi permettono di lavorare nel PDF stesso. PDF Exchange Viewer è un lettore di PDF. Allora, io ora apro un PDF, sull'altro ho dei sussidiari, su questo apro un PDF che non ha nulla. Ecco, questo è un PDF che non è un sussidiario, ma al momento questo aveva questo computer, per cui. Ne parlo fra un attimo del desktop, quello fa parte degli strumenti insegnanti, quindi così vi do il link, è già nella mappa il link del desktop, se parli di quelle aree che ho io per organizzatore del desktop. Ti ringrazio comunque, così non mi dimentico. Allora, ho aperto il PDF, vedete che a differenza di Adobe Reader ho un mare di strumenti che sono classici, direi di base, dell'elaboratore di testi. Allora, io posso tracciare delle frecce. Vedete che quando traccio un oggetto, qui sotto mi si aprono le proprietà, qui posso modificare la freccia, lo spessore, abbastanza, eccetera. Quello che io aggiungo fa parte del PDF stesso, non è su un livello superiore come se lavorassi con gli strumenti. Quindi mi posso permettere di lavorare, eccetera. Solo per Windows, ma funziona benissimo sotto Wine. L'ho usato sotto Ubuntu su vari computer senza nessun problema. Allora, tutti gli strumenti di disegno, quindi rettangolo, cerchio, non li passare, alla lavagna posso banalmente scrivere anche con la mia matitina. Un derivato da immagini, ovviamente se non è un testo, non può diventare un testo. Allora, non può diventare un testo se non è un testo. Se poi, se salvo, cioè se aggiungo qualcosa con PDF Exchange, fa parte del PDF. Se lo riapro con questo, sarà ancora modificabile. Se lo riapro con, scusate, se lo riapro invece con PDF Reader, vedo il tutto, non potrò modificarlo. Allora, strumenti di elaborazione del testo. Quindi ho il testo semplice. Quindi posso scrivere le caselle di testo, se voglio nascondere qualcosa, o il testo con la freccia annotazioni. Anche in questo caso posso modificare, eccetera. Ho anche ovviamente la possibilità di annullare e ripristinare. Scusate, ho sbagliato link, eccetera. Poi ho la possibilità di analizzare il testo, quindi evidenziare il testo. Vedete che se evidenzio dov'è piccolo il testo, è piccolo, quindi evidenzia realmente il testo. Posso cambiare il colore, eccetera. Non appoggia sopra qualcosa come gli strumenti lavagna. Allora posso sottolineare, non posso eliminare, ma posso tracciarci una freccia sopra. Scusate, non una freccia, una riga so come faccio con un elaboratore di testi. Questo corrisponde all'eliminare. Allora abbiamo visto strumenti di analisi e di disegno, quindi quello che generalmente faccio anche su carta. Uno strumento interessantissimo è questo, l'annotazione che su carta posso fare. Se voglio aggiungere una nota, ma voglio che rimanga pulito il mio testo, posso scrivere in un'annotazione e chiuderla. In ogni momento potrò riaprirla e andare a vedere, ma mantengo la pulizia del testo. Anche la nota può avere un mare di colori, ma anche di forme diverse, per cui potrebbe appartenere a un progetto didattico molto a lungo termine, per cui decido per esempio che le note rosse sono del lessico, le note gialle sono del e inserisco.
Allora, quelli che abbiamo visto ora sono gli strumenti della versione gratuita. Ora ne vediamo due della versione commerciale che sono interessantissimi, ovviamente legalmente, non con stratagemmi strani. Allora, nel momento nel quale li utilizzeremo, il messaggio, uscirà un messaggio che ci dice: attenzione, stai utilizzando strumento della versione pro, puoi fare con la versione gratuita, però ti metterò un timbro demo per non farlo a scopo commerciale. Il timbro demo però lo mette piccolo nell'angolo, per cui ci possiamo permettere tranquillamente nella didattica. Io non vedrò il tuo messaggio perché questa è la versione commerciale su questo computer, mentre l'altro per le formazioni e a scuola è la versione free. Allora, il software costa pochissimo perché costa sui 20 dollari, quindi è banalissimo. Io sconsiglio l'utilizzo del software commerciale a scuola, infatti su quello che utilizzo in scuola, nonostante io abbia la licenza, lascio la versione free, nonostante sia possibile la doppia installazione. Per quale motivo? Perché se usate la versione commerciale a scuola non vi esce questa comunicazione. E poi ai bambini, se lo vogliono usare, ai ragazzi a casa esce, potrebbero andare in difficoltà. Se possiamo evitare di metterli in difficoltà, perché farlo? L'uso del software gratuito a casa, a scuola come a casa, facilita tutti. Come dice Guerreschi, le citazioni facilitano tutti e non ostacolano nessuno. Allora, una cosa interessantissima è questa. Scusate, l'allegato. Allora, io clicco dove voglio, anche qui posso, scusate, scegliere il colore, la forma, eccetera, per cui posso fare anche allegati di tipo diverso, mettere le note. Allora clicco e inserisco l'allegato che voglio. Allora, cosa posso allegare? Tutto quello che voglio. Ho trovato un video, allego il video. Ho trovato delle immagini, metterle come allegati. I ragazzi hanno fatto, i bambini hanno fatto delle ricerche fatte con PowerPoint piuttosto che Word, le metto come allegati. Potenzialità, quando poi salvo, non dovrò trascinarmeli dietro. Gli allegati fanno parte del PDF stesso, il PDF multimediale, quindi parto da una pagina del libro per realizzare un ipertesto che non ha difficoltà di distribuzione. Se i ragazzi a casa lo aprono con questo software, lo possono ancora modificare. Se lo aprono con Adobe Reader, non lo possono modificare, ma vedranno tutti gli allegati comunque. Nello stesso modo potrei inserire nel libro di matematica gli esercizi fatti con GeoGebra, eccetera. Quindi qualsiasi cosa può essere allegato. Quindi l'allegato è altro strumento che mi piace moltissimo, è questo: inserisci pagine vuote. Ma che cosa serve per inserire pagine vuote? Banalmente quello che dicevo prima, mi prendo la mia manina alla lavagna e faccio la mappa al momento. Oppure un'attività che abbiamo fatto in una scuola, c'era un testo che parlava di prima media, parlava di, scusate, energie, e dava per scontato che i ragazzini sapessero esattamente che cos'era l'energia eolica, che cos'era l'energia termica. Il libro lo dava per scontato, i ragazzini no. È bastato prendere 4-5 immagini da internet, metterci una didascalia, immediatamente quello che poteva essere un problema è diventato molto più semplice. Quindi dal libro al testo, ma dal libro anche al testo più semplificato. Allora, sicuramente dove c'è una lavagna, adesso io qui non salvo, ovviamente, PDF Viewer, PDF Exchange, nella cassetta degli altri, l'ho riaperto inutilmente. Aggiungo un'altra cosa che poi metto nella mappa, forse anche questo lo conoscete perfettamente. Questo, mentre il primo è didattico, questo invece è strumento per l'insegnante. Allora, atto indirizzo. È possibile convertire i PDF in documenti testo. Allora, ne esistono un mare di servizi che fanno questo. Come si dice, questa conversione, però generalmente perdono la formattazione. Quando riapro le immagini schizzano verso l'alto, spariscono, piombano indignitosamente verso il basso. Questo per ora è l'unico che mi ha soddisfatto abbastanza, nel senso che ho caricato una decina di sussidiari e me li ha scaricati tutti mantenendo esattamente la formattazione. Quindi come li ho caricati, li ho scaricati, solo convertiti in testo.
Punto di forza, punto di debolezza compatibile con tutte le versioni di Word, dal 2000 in poi, nessuna compatibilità con OpenOffice. Riaprendoli con OpenOffice perdono totalmente la formattazione. Allora, abbiamo visto immagini, testi che richiudo, video, oggetti tridimensionali, i font. Sì, lascio le immagini al loro posto, lo metto qui. Allora, testi, aggiungiamo, allora, conversione PDF. Perfetto, ho inserito il link. Ecco, non serve registrazione, è sufficiente caricare il PDF e scaricarlo. Ho già messo il link, lo dovresti trovare un po' più in alto, ho messo il link della mappa dentro in chat. Al limite poi lo rimetto. Font, di per sé sono uno strumento molto molto povero, ma sono uno strumento che facilita moltissimo alcune attività. Allora, lì al link trovate tre tipologie di font, grazie Giuseppe. Allora, tre tipologie di font. Allora, i font, ecco, speriamo di averli installati su questo, altrimenti installiamo velocemente. Su questo computer questi non li ho installati. Faccio prima se li ho qui a mostrarli. Allora, i font, ad esempio, tratteggiati. Parliamo di sicuramente di scuola primaria, classe prima. Allora, il fatto di poter realizzare con facilità delle attività di prescrittura è interessantissimo, solo che allora, il font mi aiuta a costruirlo anche su scheda di bambino, perché è sufficiente scriverlo e l'ho. Il fatto di utilizzarlo alla lavagna però mi permette di condividere anche il processo, bene, e non solo il prodotto, per cui scrivo alla lavagna la stessa cosa che stanno facendo loro e con loro faccio la stessa attività. Nello stesso modo, i font corsivi. Allora, esistono un mare di corsivi in circolazione, però generalmente non sono quelli del corsivo scolastico. In questo caso, il fatto che i bambini imparino a leggere su un corsivo ben scritto prima del corsivo loro sicuramente è una facilitazione. E come ultima cosa, il maiuscolo. Allora, per quale motivo il maiuscolo? Perché molti bambini, molti ragazzi hanno bisogno di leggere in maiuscolo. Tutti gli elaboratori di testi permettono di convertire rapidamente il minuscolo al maiuscolo, ma se lo faccio da elaboratore di testi non ho più la segnalazione dell'errore. Per cui aggiungo un facilitatore, invece il fatto di mantenere in minuscolo il tutto, ma passare al maiuscolo in quello che vedo tramite font mi permette di avere la sensazione dell'errore, ma contemporaneamente leggere in minuscolo. Allora, chiudiamo le risorse di base e torno agli strumenti di produttività, poi andiamo avanti con quello che è invece la didattica. Poi a un certo orario vi lascio andare, eccetera. Allora, ho inserito tre strumenti che non sono strumenti didattici, ma sono, il secondo lo diventa, ma sono strumenti di organizzazione. Allora, il primo fa organizzare il desktop. Allora, utilizzando la lavagna è necessario far comunicazione anche dei software che utilizziamo, delle cose che facciamo, eccetera. Perché? Perché, per esempio, dicevo prima, utilizziamo VLC per fotografare le immagini. È necessario che i bambini, che i ragazzi sappiano che utilizzo quello. Se utilizzo Audacity per fare elaborazione video, è necessario che lo sappiano. Quindi cose andrebbero messe chiarissime, in modo che tutti le vedano, che io non debba far lezione su queste cose, che diventano strumenti che passano automaticamente. Questo mi esclude il fatto che io possa utilizzare il menu start, perché ci sono troppe cose, è troppo confuso, ma anche perché è difficile alla lavagna se solo è un attimo scalibrata, mi fa perdere tempo. Mettere però
ho tutto alla lavagna, rischia di far diventare confuso il desktop, poco leggibile. Allora, lo strumento che sto utilizzando io si chiama Frances. Allora, trovate sulla parola, ho letto solo, devo andare a vedere che cosa c'è sulla parola sopra. Mi sono persa una puntata. Allora, Frances crea questi recibi. Allora, che non sono cartelle, perché la cartella si sposta, si chiude, eccetera, rimangono dove sono, come installo il software, una volta installato, semplicemente con un clic destro a trascinamento creo il mio recinto, do il nome al recinto e all'interno inserisco quello che voglio. Non ci sono solo quelli che vedete, perché vedete internet, se io ti passo sopra con il puntatore, si attiva la barra di scorrimento e posso andare a trovare tutto. Frances, esattamente come l'hai scritto. Io non conosco le lingue straniere, quindi faccio come i bambini, leggo proprio all'italiana. Questo permette, ipotizziamo per esempio una scuola secondaria, di distinguere per insegnante, di avere comunque delle catalogazioni logiche. Io posso mettere tra l'altro lo stesso collegamento anche in più cartelle. Per te che sai inglese vuol dire recinto in inglese, per me non so cosa vuol dire recinto, ma non mi permetterei mai di provare a pronunciarla all'inglese perché farei ridere tutti. Allora, questa è già una prima funzionalità interessantissima perché mi permette di organizzare il tutto secondo categorie logiche, ma di mantenere tutto disponibile sul desktop. Ma c'è anche un'altra grossa funzionalità. Col doppio clic sparisce tutto. Altro doppio clic, recupero tutto. Se ho aperto per esempio gli strumenti della lavagna, già una lavagna nera, ma qualcosa di più interessante. Per esempio, prima abbiamo parlato di PDF Exchange. Ora faccio un clic destro, escludo questa icona dal nascondere, vediamo se l'ho cliccato, eccetera. Quando faccio il doppio clic, sparisce tutto, meno l'icona che ho fatto qui. Ecco, ci deve essere dei problemi durante la condivisione dello schermo, però funziona. Quindi è possibile decidere di lasciare qualcosa di sempre visibile, per cui per esempio sto utilizzando un nuovo software per le mappe, rendo visibile solo l'icona di quello, immediatamente trasmetto che è questo il nostro, senza bisogno di. Allora, Frances è l'organizzatore dello schermo. Allora, no, ho aperto la finestra. Il secondo, pic, catturare aree dello schermo. Allora, che cos'è pic? Allora, pic è un software che si installa, se si vuole ovviamente installare, si avvia automaticamente all'avvio di Windows. La sua icona è un'icona gialla che sto mostrando, non so se la vedete adesso, la vedrete tra pochi istanti. Allora, che cosa fa PicPic? Allora, mi permette di fare quello che fa lo strumento della lavagna, la macchina fotografica. Quindi, direttamente l'area dello schermo, un'area, una finestra, un'area disegnata a strappo, eccetera. E dove mi salta? In una cartella che io decido. Per esempio, ho realizzato una cartella che si chiama Immagini salvate. Ora elimino quello che c'è dentro, che è materiale. Allora, la volta, poi nella mappa trovate il link al sito, ma trovate anche le indicazioni su come configurarlo. Allora, la prima volta dopo l'installazione devo configurarlo. Che cosa vuol dire configurarlo? Devo scegliere dove salvare le immagini e dove e quali tasti abbinare ad ogni immagine. Io, per esempio, ho deciso che per me F6 cattura l'area reale. In questo momento potrei mettere, per esempio, F8 cattura un'area a strappo. Rimane in memoria. Se io premo F6 mi chiede di dire il rettangolo, se io premo F8 mi chiede di definire un'area a strappo, se io F10 mi cattura l'intero schermo, non la finestra attiva per cui non c'era, quando apro la cartella trovo salvate tutte le immagini, quindi questo mi permette di documentare con molta facilità, scusa, le immagini
devi definire il formato, sono i più comuni, quindi il PNG, il GIF, il JPEG. Io utilizzo il PNG. Sì, ovviamente non ce ne sono molti che, come dicevo prima, non sono le uniche risorse. Questa è una panoramica del cosa può servire. Poi ce ne possono essere di minori, eccetera. Quindi. E come terza, quindi catturare le aree dello schermo e come terzo strumento di produttività di base, direi organizzato il desktop, le aree, la registrazione dello schermo e ho segnalato screencast, non so l'inglese per cui come viene viene, che permette di registrare quello che faccio con lo schermo, in questo momento non serve registrazione e posso realizzare video che faccio. Questo potrebbe essere un'altra cosa interessantissima per quanto riguarda l'IM, nel senso che non è forse tanto funzionale la registrazione dell'intera lezione, perché le nostre lezioni sono fatte di interazione, di digressioni, di tante cose. Perfetto. Allora, in che senso l'audio come si risolve? Infatti, io intendevo video tutorial, quello che dici, quindi andare a riprendere alcuni piccoli passaggi del tutto. No, a me cattura anche l'audio. Io non ho avuto problemi di audio, nel senso che non ho avuto nessun problema di audio, cattura contemporaneamente video e audio. Io poi ho avuto bisogno di fare alcune elaborazioni video e audio e ho fatto. Poi in sessione, forse in qualche ambiente particolare. Io mi sono resa conto, per esempio, adesso funziona benissimo da quello che vedo, leggo e è anche molto più veloce l'aggiornamento. Probabilmente una cosa che non avevo supposto, anche perché per me è nuovo, il discorso di utilizzare ambienti come questo mi sembra, però è un mi sembra, che sia condizionato più dalla potenza del computer rispetto alla velocità di connessione. Altro argomento. Quindi, allora, giocare, no, scusate, ambiente di simulazione. Anche qui se lo conoscete perfettamente, datemi un taglio. No, forse con più rapido, che al limite poi ci diamo anche un appuntamento in alto. Allora, manipolare la matematica. Allora, dicevo prima che all'interno, ecco, ho messo GeoGebra, del quale ovviamente non parlo. Allora, all'interno delle attività con la lavagna hanno poco senso le attività esercitative e ce ne sono moltissime in giro. Un senso particolare invece tutte quelle che gli strumenti per manipolare la matematica o manipolare le altre attività. Un esempio interessantissimo è questo sito, ormai se ne trovano parecchi. Anche qui se lo chiedetemi subito un taglio. Allora, altrimenti vediamo quello che è la differenza tra un ambiente di manipolazione rispetto a un ambiente di esercitazione. No, è realmente tutti i link sono, Palmina, tutti i link sono sulla mappa che vi ho già dato, così evito, eccetera. Allora, è realmente sul top. Infatti, se tu apri il desktop da qui, vedi che è abbastanza incasinato e non riesci a vedere cosa c'è dentro un recinto se non proprio con l'organizzazione grafica. Allora, questo è uno dei siti, ne apriamo solo uno, poi ve ne trovate altri ovviamente come indirizzo. Vediamo qual è la differenza. Mostro due o tre dei contenuti proprio per dare l'idea di cosa troviamo. No, puoi mettere sia il contenuto che il collegamento, ci metti quello che vuoi. Io infatti in questo caso ho dentro collegamenti, ho dentro cartelle e ho dentro anche software. Quindi quello che ci metti c'è. Allora, se leggo per righe, leggo i vari, se leggo per donne, leggo, vado a scegliere per età. Allora, se invece che cliccare su un incrocio, clicco sul caporiga o capocolonna, prendo, tutto quello che c'è in quella riga o in quella colonna. Allora, numeri e operazioni. Allora, trovo che sono gli strumenti, ma
per fare matematica. Per esempio, aprire quello che è il blocco multibase. Non mi presenta però degli esercizi, per cui diventa uno strumento visuale per l'insegnante per fare matematica. Allora, io qui decido, mi si apre, quante colonne voglio. Eccole qui. Allora, rimango in base 10. Decido per esempio che voglio solo le centinaia oppure mantengo le migliaia. Allora io posso costruire per esempio il 2320. Allora aggiungiamo 100, 3420, togliamo, lo gettiamo nel cestistino. È una cosa che si fa moltissimo alla matematica italiana, è di far poco calcolo mentale. In questo caso riesco a fare calcolo mentale includendo però i bambini, perché ho il facilitatore, ho lo strumento visuale. Allora, quali altri strumenti apro? Vedete che sono tantissimi, quindi è solo per dare un esempio del cosa c'è. Allora, se apro, ne vediamo solo due perché mostro proprio. Allora, qui trovo per esempio il geopiano. Allora, in questo caso posso spostare gli elastici oppure semplicemente riprendo e riparto da zero. Quindi è bellissimo il geopiano individuale, ma per averlo sempre per tutti, c'è anche un'altra cosa. Con la numerosità, certezza che lo stiano utilizzando in maniera funzionale e corretta. Qui invece ho degli strumenti che sono tantissimi, che sono strumenti comuni, per cui ipotizzo, poi c'è la rappresentazione sul quaderno, eccetera, ma ho tutta la manipolazione, permette di lavorare anche su cose che generalmente non sono mai state visuali. Faccio un esempio: questa è un'attività di scuola media. Cosa vuol dire l'avere l'attività visuale? L'abbiamo fatta in qualche quarta elementare, l'hanno fatta con una facilità estrema. Qui devo lavorare in algebra. 3x più 2 è uguale a 5. Allora comincio col costruirmi. Beh, non mi lascia cliccare. Spostiamo. Ah, stava costruendo qualcos'altro. Avevo fatto. Allora, 3x e quindi ci metto. Ditemi quando lo vedete. 3x più 3. Sto costruendo. E dall'altra parte inserisco più 5. Quando ho costruito 3x più 3 da una parte più 5 dall'altra, si mette in equilibrio. Già questa parte è tutt'altro che banale, perché leggerla solo con i numeri non è detto che i nostri ragazzi abbiano capito che cosa corrispondono. A questo punto io devo trovare il valore della x, ma posso lavorare come un gioco. Per esempio, so che togliere 3 da una parte, allora li sposto e li metto nel cestino, dovrò corrispondere a togliere 3 anche dall'altra, se voglio che torni in equilibrio. Tolgo x da una parte, tolgo x anche dall'altra. A questo punto è abbastanza visuale il fatto che x vada a 1. Creo un altro problema e posso lavorare in un altro modo. Posso lavorare, io adesso non mi fermo, 3x più 3 è uguale a 2x più 5. In equilibrio, stavolta invece di andare nell'aspetto visuale, faccio controllare, continua esatto, mi chiede di fare la stessa attività che prima ho fatto manipolando, ma con i numeri. Però non è un software esercitativo che vuole che ragioni come ragiona lui. Io posso fare quello che voglio, posso aggiungere, posso eccetera. Io gli dico ora che ne tolgo 3 per parte. Me lo lascia fare piano e costruisco la mia procedura verificando passo passo quel che faccio. Parlando del manipolare la matematica, questi sono altri link piuttosto interessanti, si trova semplicemente materiale. Quindi abbiamo parlato dell'area. Allora, un'area, ecco, questa non è il suo posto, quindi sposto qui. Benissimo, chiudiamo manipolare la matematica. Allora, interessantissimi sono gli ambienti di simulazione. Allora, PET è uno dei più interessanti. Ecco,
Ho letto il no, quindi perché se solo sì. Allora, come si usa questo ambiente di simulazione? Allora, entro da qui. Ovviamente stiamo lavorando in ambienti in internet, quindi non c'è problema di sistema operativo. Ho l'anteprima di quello che vedo. Allora, lo posso navigare per argomento, per livello scolastico. Io consiglio sempre di navigarli, in questa interfaccia, anche che sei in inglese, perché? Perché ci danno l'interfaccia, un'idea di che cosa trovo. Quando abbiamo trovato quello che ci interessa, possiamo andare a quelli tradotti e vedete che l'unico che è visitato per quanto mi riguarda è quello italiano, dove sono quasi tutti tradotti. Allora, ce ne sono alcuni che mancano sotto, ma è un'attività in continuo aggiornamento. Io ora apro un esempio di cosa troviamo, uno che conosco bene, li posso utilizzare. Ho visto una domanda su Poon, lo vediamo poi, sarà l'unica volta che faccio una pubblicità spietata a qualcosa di commerciale, perché è la cosa più bella ed è svenduta in questi giorni al 50%. Poon. Sì, in questo caso apro il circuito elettrico perché è quello che ho utilizzato maggiormente. Ecco, io ho aperto il circuito elettrico perché mi piace in maniera particolare. Io sono una di quelle che faceva già 30 anni fa i circuiti elettrici con i bambini per fare il cartellone delle tabelline. Nello stesso modo, potremmo prendere il galleggiamento o qualsiasi altra cosa. Allora, che cos'è un ambiente di simulazione? Qualcosa che mi permette non di vedere esatto o sbagliato, ma di sperimentare che avviene nella realtà. Allora, in questo caso io costruisco il circuito elettrico. Allora, ho messo quello che con i bambini chiamo il filo elettrico, in realtà il conduttore, però dopo che l'ho fatto potrei provare con la banconota, il fermaglio per vedere cosa conduce e cosa no. Allora, perché la lampadina non si accende? Qui i bambini lo dicono subito. Allora, inserisco la batteria, però perché non si accende ora? Perché il circuito è aperto. Allora, chiudiamo il circuito, la lampadina si accende. Riapriamo il circuito, la lampadina si spegne. Nello stesso modo posso inserire l'interruttore. Se l'interruttore è chiuso, il circuito è chiuso, la lampadina si accende. Se lo riapro, si chiude. Ovviamente alla lavagna io potrei fotografare ogni momento di questi per documentare che cosa sto facendo. Ho sempre negli ambienti di simulazione due modi per lavorare. Il modo di default, dove l'ambiente di simulazione è attivo, e verifico immediatamente quello che succede. E l'altro ambiente, cioè blocco. Da qui in basso, dove c'è l'interruttore, la riproduzione, io costruisco ma non vedo nulla. Quindi lavoro per simulazioni. Allora, di storia non c'è nulla, queste sono simulazioni tutte scientifiche. Storia ci sono le linee del tempo che sono spettacolose con eccetera. Nello stesso modo, in questo circuito potrei mettere ovviamente, potrei inserire l'amperometro, il voltometro, eccetera. Qui andiamo però nei contenuti e non è il caso. Io volevo mostrare semplicemente delle tipologie, perché allora perché il circuito elettrico e non il galleggiamento, eccetera. Ho aperto questo, ma le tipologie sono moltissime, per potrei trovare moltissime altre cose. Quindi, interessantissimi gli ambienti di simulazione. Poon servirebbe moltissimo per vederlo. Allora è un ambiente. Ah, ho chiuso la mappa. La riapro. Sto rientrando nella mappa. Allora, Poon è un ambiente di simulazione scientifica. Allora, vi segnalo, non lo apro ancora perché richiederebbe parecchio. Vi segnalo che sul mio sito, nell'area formazioni,
Allora, ci sono varie attività realizzate con del video, dalle più semplici in basso, via via, eccetera. Io posso simulare che cosa succede con l'acqua nella fisica, eccetera. Allora, Poon è meraviglioso, è gratuito, ma con una limitazione tremenda. La versione gratuita non potrebbe essere utilizzata nelle scuole perché è una versione home, viene specificatamente evidenziato sul sito del produttore che non si può utilizzare a scuola. La versione commerciale che è Algadoo, che ecco, ho anche se qui non l'ho ancora aggiornata su questo computer, allora è la versione per il docente. Ha tra l'altro l'ultima versione delle funzionalità splendide anche per la lavagna. Allora, costa 45 euro, però è in vendita in questi giorni al 50% sconto, per cui per chi è interessato 22,50 euro, io ne ho comprate tre licenze a prezzo pieno, 40, che ho fatto dei regali e sono convinta di averle pagate. Poco. A me piace perché poi i bambini possono comunque utilizzare Poon gratuitamente a casa. Rimando al vedere, eccetera, il che cosa ci si può fare, così do diciamo un'idea veloce di quali erano gli altri argomenti, ma il tempo è sempre. Allora, abbiamo di simulazione. Allora, condurre una ricerca in rete. Allora, il discorso della ricerca sarebbe già ampissimo di suo, però sarebbe ovviamente ampissimo di su un paio di linee, poi qui trovate qualche link, probabilmente li conoscete, eccetera. Che cosa intendevo comunque come discorso della ricerca? Allora, internet non permette più di fare ricerche per argomento, nel senso che se io chiedo ai bambini, ma anche ai ragazzi, di farmi una ricerca sugli egizi piuttosto che sulla Lombardia, mi arrivano con 50 stampate da Wikipedia che non hanno neanche letto, non perché non sono bravi, ma perché non hanno strumenti per fare queste cose. Quindi ora le ricerche vanno fatte come le facciamo noi, vanno fatte su compiti molto definiti e in ambienti funzionali e definiti. Un ambiente, per esempio, spettacoloso per le ricerche è Google Earth, perché è proprio semplicissimo per l'utilizzo, però mi permette di lavorare a modalità distribuita e a compiti. Quindi se io intendessi le ricerche come una parte la facciamo in Google Earth, una parte la facciamo in una linea del tempo, una parte la facciamo in una mappa, una parte riesare i compiti con molta facilità in modo che tutti riescano a fare ricerca. Lavoro esattamente sul contrario di quello che abbiamo sempre fatto sulle ricerche in testo. Non arricchiscila, ma trova la parte significativa. Faccio per esempio l'esempio: se volessi lavorare su Ungaretti, allora cominciamo in Google Earth a definire, allora abbiamo la scheda che può anche essere cartacea a questo punto, il libro o la pagina in internet, allora trovami 5 luoghi importanti di Ungaretti. Potrebbe essere la nascita e allora vado a prendermi Alessandria d'Egitto. Allora, e qual è il compito? Allora, utilizziamo, e questi sono talmente semplici, i bambini lo possono fare, ragione di più, i ragazzi, segnaposto, scusate, inserisco, nasce ad Alessandria, distribuita nella ricerca. Io potrei, per esempio, ovvio, io dico Ungaretti, ma qualsiasi argomento ci sta, dire a tre ragazzi, sviluppatemi questi anni, ad altri tre, sviluppatemi questi, ottengo una mappatura ottenuta di, come si dice, di segnaposti, ottenuta l'attività condivisa. Li salvo tutti i computer della lavagna, li avvio in una salvo con un destro. Nello stesso modo posso costruirmi una cappella, chiamiamola Ungaretti, ci metto dentro il tutto, che posso rendere visibile e invisibile. Allora, questo mi permette di creare ricerche, mappature, ma di metterle anche a confronto. Faccio l'esempio, allora Ungaretti, però in giallo, in blu faccio per esempio i luoghi mondiale.
In verde faccio eccetera, eccetera. Questo mi permette di lavorare sui confronti, di lavorare sulla cognitività in classe, però anche di far fare ricerca con un compito molto ben definito, sono in grado di fare. Nello stesso modo posso utilizzare i poligoni che mi permettono di definire le aree, che possono essere aree per la storia, possono essere aree per l'area geografica, possono essere gli atlanti storici. Ce ne sono moltissimi, ma diverso è leggere un atlante storico rispetto a costruire un atlante storico, che mi dà la possibilità poi anche di leggere. Quindi l'utilizzo anche semplicemente di questi due strumenti mi dà la possibilità di creare ricerca attraverso uno strumento visuale. Accanto a Google Earth inserisco la possibilità di costruire linee del tempo e mappe mentali e concettuali. Volendo, ci sarebbe da parlare di qualche struttura didattica per realizzarle condivise, le presentazioni condivise compresi. Però già fermandosi alle linee e alla mappa, magari divisa, riesco a sgranare moltissimo i compiti e a renderli molto incisivi. Porto i ragazzi a non portarmi 50 pagine, ma a limitare proprio rispetto alla domanda. Andiamo molto più vicino alla lettera del tesoro di Guastavigna rispetto alla ricerca cartacea. Organizzare rispetto compito quello che devi fare. Allora, linee del tempo ho inserito Dipiti e Time Toast. Se le conoscete benissimo, salto la differenza tra i due, altrimenti do due indirizzi su quale scegliere. Allora, Dipiti è il più potente dei due. Allora, permette di creare linee. Entrambi sono molto semplici nell'uso, per cui poi una volta che si sa utilizzare uno strumento online diventano tutti abbastanza similari. Direi che la complessa è l'iscrizione. Allora, Dipiti è il più potente, permette di realizzare linee del tempo con immagini, testi, video, eccetera, avanti e dopo Cristo. Permette di costruirne tre gratuite e poi diventa pagamento, ma tre gratuite nel senso di tre in atto, posso eliminarne una e porne altre e poi ci si possono fare nuovi account. Avanti e dopo Cristo, avanti Cristo fino al 9999, però non gestisce i periodi, gestisce solo gli eventi. Time Toast, invece gestisce sia periodi che eventi. È gratuito, per cui numero superiore di linee del tempo, però non va avanti Cristo. Allora, per vedere dei risultati, cioè come si presentano, qui avete degli esempi, li potete poi andare a navigare, eccetera, così sto nei 20 minuti. Allora, mappe mentali e concettuali. Allora, Mind, a me piace molto Mind42, che è quello che sto utilizzando. Dico mi piace molto non solo dal punto di vista di usarlo come per me, ma anche dal punto di vista didattico. Perché? Perché è molto rigido. Può sembrare una limitazione, ma all'inizio nella didattica è un punto di forza altissimo, perché mi richiede di lavorare solo nella catalogazione logica e non nell'organizzazione. Poi ne mostro una di Spider Scribe o come si legge e vedo che è molto semplice dal punto di vista tecnico e permette di inserire le immagini senza doverle andare a cercare, perché è sufficiente allora cliccare sull'immagine e cercarla da qui. Allora, cerca, vedete che l'ho inserito direttamente, eccetera. Sì, anche in questo caso, come dicevo, non ce n'è uno solo, nel senso che ce ne sono moltissimi e io ne ho presi alcuni esemplificativi che sono quelli che conosco meglio rispetto a, adesso ho bloccato, non importa, poi mettiamo, annulliamo. Spider Scribe, o come si legge, come moltissimi altri, è molto più bello esteticamente, più potente dal punto di vista di inserimento di altri documenti, eccetera. Però il bambino, il ragazzo, deve già saper dire una mappa, perché proprio perché è molto
più libero, mi permette con più facilità fare errori e non è detto che sia più leggibile in caso di cosa va meglio, ogni insegnante sa quello che va meglio di suo. Map mentali e concettuali non online, anche perché mappe concettuali, io utilizzo VUE, ho utilizzato per anni CMAP, adesso utilizzo VUE perché è molto più semplice tecnicamente, non è meno potente, ma tutte le funzionalità le ha nascoste, per cui presentato immediatamente ai bambini riescono ad utilizzarlo con più facilità. Altra area della ricerca, compiti su risorse, l'abbiamo visto prima col video, per esempio, ti do il video, catturami 5 immagini e documentami quelle immagini, questa è già metodologia della ricerca, la stessa cosa la potrei fare però anche su risorse completamente diverse, per esempio, umano tridimensionale in classe, come vedere qualsiasi altra cosa, eccetera, dovrebbe richiedere sempre di avere poi il momento di responsabilità individuale. Se io chiedo ai bambini e ai ragazzi, riguardatelo a casa vostra, allora catturatemi sempre quelle 4-5 immagini, mettete la didascalia, eccetera, mi permette di chiedere a loro di ritornare sul compito con compiti che sono diversi rispetto a quello che sono sempre stati ditemi quando vedete il corpo umano. Ora, perfetto. Allora, vederlo solo in classe in pratica mi permette di lavorare solo con chi ricorda il tutto. Chiedere invece a casa loro, per esempio, abbiamo visto il sistema digerente, catturami 5 immagini del sistema digerente e scrivi la didascalia rispetto a quello. Anche questo è ricerca, ma con compiti molto delimitati, fattibili, eccetera. Questo diventa un nuovo modo di affrontare. Lo possiamo fare nel video, lo possiamo fare in Google Art, lo possiamo fare di qui chiederebbe di nuovo un po' di tempo. Sono le 11, io devo partire per Cesenatico domattina, quindi vi ringrazio di esserci stati e Va al bene, limite ci riaggiorniamo. Ivana, mi è piaciuto molto l'incontro di Sì. stasera perché sei stata sul pratico, cioè tutti strumenti che trovano sicuramente un utilizzo quotidiano nella prassi didattica.